Eccole qui, Cora e Marilou, le gemelle più famose della TV, protagoniste assolute della scorsa edizione del Collegio di Rai 2, diventate ormai un cult per tutte le generazioni, perché quando io al pubblico ho detto ah, stanno arrivando le gemelle, loro si chiamano, insomma, anche perché magari non tutti hanno seguito il programma, e io ho detto si chiama, una si chiama come mia figlia Cora e l'altra si chiama Marilou. Ecco perché sono diventate famose dopo un fatto, una litigata proprio durante il programma. Loro oggi sono in realtà, sono molto seguite sui social, sono protagoniste anche di alcuni spot, insomma le ragazze si sono fatte conoscere. Non solo tra gli adolescenti, visto che il programma, questo docu-reality che va in onda su Rai 2, praticamente parla di... I protagonisti sono degli adolescenti tra i 13 e i 17 anni, loro praticamente devono studiare per circa un mese e catapultarsi in un'altra realtà, appunto a quello del 1968. A un certo punto Cora e Marilou litigano dopo una stessa pettinatura. Guardate quel momento e da allora quel suono Marilou è diventato un cult. Le gemelle Kessler qua, cioè. È consapevole che ha messo mano a una cosa che non doveva fare. Lo so, però nervosa, cioè, mi ha messo a tutto. Ma allora, secondo lei, tutte le persone che sono nervose decidono, eh? Io sì. Ha messo a mano ad una cosa che capita, non doveva fare. No, capita. Non capita. Sono non una ragazza, andare. Capita. Signorina, giù le braccia. Che così, no. Ok. Prenda tutto il necessario, si aggiusti questa pettinatura, per bene, si faccia aiutare da sua sorella. Fammi la treccia. No, le ho chiedi prima. Oh, vabbè, me la faccio da sola, vattene. Vabbè. Con i nervi a fior di pelle, farci una treccia da soli è praticamente impossibile. Marilou! Com'è, scusate, com'è? Da questo Marilou è partito tutto. Luca Onestini, il nostro professore, che non so se avete seguito l'eredità di un po' di un mese fa, il professore ha partecipato all'eredità, dopo parecchie puntate ha detto scusate, devo tornare dai miei alunni. E Niccolò ha fatto questo atto di coraggio per molte persone che l'hanno visto a casa. Professore, tu hai seguito il collegio lo scorso anno, queste due ragazze le conoscevi oppure è la prima volta che le incontri, che le la vedi? La prima volta che le vedo, però ho chiesto loro qualche informazione mentre c'era Roberto D'Agostino, quindi mi hanno raccontato alcune cose sulla dinamica della scuola. Ho chiesto loro come facevano ad ascoltare un uomo che raccontava cose di un'altra epoca e cosa provassero. Se erano interessate, se lo seguivano, se gli sarebbe venuto a fare domande. E invece... E la risposta qual è stata, professore? Qual è stata la risposta? La risposta è che lo seguono fino a un certo punto e poi dopo un po' invece sentono la distanza. I racconti della guerra, di D'Agostino che giocava tra le macerie di Roma. E sono parte della nostra storia e quindi mi interessava capire come loro l'avevano recepita. Noi oggi facciamo fatica a far giocare i ragazzi all'aria aperta. Loro si sono presentate come l'angelo e il diavolo. Ora il diavolo sarebbe Cora. Alza la mano Cora, così capiamo subito. L'angelo. Io. Marilou. È sempre stato così, sempre insomma l'angelo e il diavolo, sì. Anche da piccole. Fin da piccole ci siamo differenziate. E diciamo io sono stata... sempre quella più peperina, non il diavolo allora, è un modo di dire. Diciamocela tutta che quando siamo nate io sono uscita subito, lei invece ha fatto proprio difficoltà, non voleva uscire, infatti anche per questo ci distinguiamo dai caratteri che abbiamo. Sì, infatti siamo gemelle eterozigoti, cioè no, in due sette diverse. Noi siamo gemelle eterozigoti, due sacche diverse, quindi siamo diverse, si vede. Assolutamente, si vede. Come faccio ad andare contro Cora e Marilou? Ma ci mancherebbe. Allora,
I vostri genitori vi hanno anche sempre vestite in maniera diversa, mandati in classe diversa, a scuola diversa? Fortunatamente. Cioè loro si sono impegnati su questo? Allora, intanto per quanto riguarda tutti i gemelli al mondo, dato che comunque noi siamo legatissime, no? Siamo legate l'una all'altra e si è visto anche in collegio. Immaginiamo se noi fossimo andate in classe insieme dall'asilo. Asilo, elementare, elementari, medie e superiori. Ciò vuol dire essere legate ancora di più, perché comunque sarebbe stata una cosa molto irrequieta per i professori, perché beh, l'interrogazione alla lavagna va cora, io faccio i segnali, è normale, perché è una cosa proprio di sorelle che ti viene spontanea. È una cosa impulsiva, distinto, neanche lo controlli. È un istinto che purtroppo chi non è gemella o gemello non lo può capire, perché i gemelli appunto hanno questo rapporto che è naturale per noi, anche se poi altri dicono no, è sono troppo legate, dobbiamo distaccarle. Dobbiamo non è così che funziona. Purtroppo finché uno non è veramente nella parte, non si può capire, ecco, sì. Ah, quindi è normale che non capisco? Certo. No, sì. Vabbè, no, allora capi questa cosa, bene, bene. Per accedere al collegio era prevista una prova d'ammissione. Ora, una l'ha fatta bene, l'altra meno bene, diciamo. Guardate come è andata a finire. Le faccio una domanda. Se una di voi due non fosse ammessa al collegio, in questo caso naturalmente lei, perché Cora ha fatto il compito migliore del suo, cosa succederebbe? È mai stata lontana da sua sorella per un lungo periodo? In questo caso succederebbe. Sarebbe una cosa grave per lei? Non è già solo un fatto di gemelle, però che mi aiuti. Se non rimane, io me ne vado. Io e lei siamo una cosa unica, insieme. Cioè non è che ci sono persone diverse. Io senza di lei non sono la stessa. Io credo che se lei si impegna possa fare, quindi lei è ammessa al collegio. Grazie a Dio. Ma Cora piange. Vedete che poi anche il diavolo cede. Vabbè, un po' così, c'è un'emozione, nel senso che rivedermi in quel contesto e mia sorella che è la parte di me, quindi se lei non ci fosse stata io non ce l'avrei veramente fatta, perché era un contesto difficile, una situazione difficile, e quindi di conseguenza sentivo il bisogno di avere mia sorella. Lei se la ride, No, io rido, sì, perché lì piangevo, però quando mi riguardo provo un senso di, non lo so, di tutta ironia per noi, ecco. Quindi davvero non riuscite a stare lontano? Sì, nel senso che anche se siamo lontane riusciamo in qualche modo a sentirci vicine. Cioè, per esempio, che se lei dovesse stare dall'altra parte del mondo e gli dovesse succedere qualcosa, lei lo sente, anche se non glielo dico. Infatti, è successo, no? Questo lo fai raccontare a me, lei stava a Malta. Ma parli solo tu, Cora? Cioè, lei stava a Malta, con la classe, in gita, e ha avuto una discussione con le compagne. E non era Malta, era Ischia. Ischia, Malta. Era in gita. Vabbè, insomma, sono proprio uguali, ma vabbè, dai. Vabbè, racconto. E vabbè, lei aveva litigato. Aspetta che c'è il professore, non dire la geografia, dai, Nicolò. Era geografia la materia in cui hanno avuto risultati diversi nel test. Ma no, probabilmente. No, ma in realtà non mi ricordo. Era un'altra gita a Malta, sicuramente. Però da educatore invece una cosa bella Malta, che hanno fatto Malta, prima. Ma allora, sì, anche sono andata. Vabbè, Malta o Ischia? Ischia. Vabbè, questa però anche a Malta, non è che... Però facciamo Ischia, dai. Oggi è una puntata faticosa, ho capito questo, eh? Allora, lei... Dimmi. Stava a Ischia con le compagne e ha avuto una brutta discussione. E da questa brutta discussione... Brutta. Ok, io durante la giornata sento qualcosa nello stomaco e chiamo... Non sentivo mia sorella, quindi la chiamo e sento lei che piangeva. E le dico, scusami, ma... Com'è possibile? Che è la prima volta che mi è successo che mi sentivo questa cosa dentro. La chiamo che piange.
Quindi è proprio una cosa che... Che sei stata lei quando è nata a Madrid? Lei è nata a Madrid con la scuola, stage linguistico, Cora, febbre a 39, io la chiamo... Marilu, sono nel letto, oddio la febbre, niente. Quindi lo sentite? Sì. Queste cose le raccontate ai vostri follower su Instagram, giusto? Sì, ma i nostri follower, allora diciamo che abbiamo... Un solo account, anzitutto, Cora e Marilu. Sì, perché noi siamo una cosa unica, non so, non ci siamo. Appunto, vogliamo proprio dimostrare che siamo ragazze senza filtri, come avete visto anche dal dopo reality. E le nostre fan, diciamo che sono impazzite per noi anche per il nostro modo di essere molto umile e sincero, cioè che noi non ci siamo montate la testa, anche se è vero che il collegio è stato per noi un punto di lancio, perché... Di lancio dove? Un punto di lancio, io parlo... Un pochino di lancio, nel senso... In televisione, spettacolo, sì, no, un po' in generale. Pubblicità, in social. In generale, perché comunque siamo diventati dei veri e propri idoli, cosa che persone non riescono a capire. Se io dovessi dire a un'amica mia, guarda che ci sta una ragazzina che è impazzita per me, che ha pianto, loro fanno... Ma come è possibile? Possibile? Invece più di 500.000 di persone che ci seguono è una responsabilità. È una responsabilità, è un onore, perché significa che comunque qualcosa diamo alle persone. Cora, ma avresti mai pensato che invece il tuo urlo verso tua sorella diventasse veramente un virale? No, assolutamente no, non l'ho pensato. E neanche... Lo capisci adesso, dici? No, nel senso che sì, ho urlato tanto, ero arrabbiata. Me lo rifai? È una cosa naturale, cioè ti esce. Ma lo deve fare lei, l'hanno non fatto voi. Al posto mio. State recitando, dovete rifare voi stesse. Prego, arrabbiata. Ah, vabbè, ma io non urlo così in realtà, cioè nel senso, lei era proprio arrabbiata, era proprio un contesto diverso. Perché quando sei in un contesto, che sei in un collegio, cioè io non mi sono arrabbiata tanto per, proprio per l'acconciatura in sé, era proprio perché il contesto che ti stressa e ti opprime tanto. Lo sa bene Lorenzo Farina. Allora, voi siete giovani, conoscete Rocky? Ditemi di sì, l'urlo Adriana! Rocky, il film Rocky. Allora, per noi vecchi, facciamola così, Adriana era l'urlo iconico fino ad oggi, ma voi l'avete soppiantata, quindi ho fatto un meme su sta cosa che spero capirete, perché c'è Rocky appunto, ragazze. Vi sto anche educando come il professore, quindi il meme di oggi è questo. Adriana non c'è più, ormai c'è Marilu! Cora e Marilu hanno avuto anche un rapporto burrascoso con un professore in particolare, quindi il professor Niccolò Pagani. Con questo professore loro si sono molto scontrate. Molto. Mi sa che tutto è partito da Marilu. Guardiamo il primo video. Signorina Marilu Fazzini, 4 e mezzo. Basta, non ce la faccio più. Signorina Fazzini, cosa ha da dire? Sembra che vengo sottovalutata, cioè. Sottovalutata? Venga qui e spiego anche a lei. Non la voglio sapere. Venga, non sono abituato a essere contraddetto, per cui adesso spiego le mie ragioni. Venga. Non gli rispondo male, non l'ho capito. Vorrei che tu sia qui. Ho sbagliato. Certo che ha sbagliato. Vorrei che tu fossi qui. Devo andare avanti? Ma bensì non si usano insieme. Torni qui, non le ho detto di andare al posto. E tu vuole andare avanti, ho detto no. Non risponda, signorina. Signor Tosi, signorina Marilu Fazzini, stia seduta. Ma se non si sente bene, può uscire fuori? Signorina, se esce, le conseguenze saranno molto gravi. Non provi a uscire dalla classe, stia seduta. Ma se non si sente bene, ehi. Ma che stiamo scherzando? Ma se non si sente bene... Stia zitta! Sto parlando con sua sorella. Tu non si sente bene, si sta sforzando a parlare, non lo so io. Ho già detto che lei non deve parlare. Ma mia sorella fino a prova contraria. Lasci che sua sorella pensi da sola, perché ne è perfettamente capace. Allora, lui è il professor Maggi. Sì. Super professor Maggi. E voi... Anzi, adesso parlo con Marilu, perché Marilu, come dire, sei stata abbastanza maleducata. No. 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 Allora, partiamo dal presupposto che
si parte da un'idea sbagliata, maleducazione. Maleducazione, si parte da un'idea sbagliata, maleducazione. No, perché? Perché io sono un'alunna, ho un'educazione, però sono un essere umana e il professore... Un essere umano, vabbè, scusatemi. Dai. Scusatemi un attimo di emozione. Sono un essere umano e niente, anche il professore però deve portare, a prescindere dall'età, educazione, rispetto e modi di fare educati nei confronti del proprio alunno. Cioè, tu mi stai dicendo che non è stato educato il professor Maggi? No, 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 non sto dicendo questo. Però, nella situazione in cui stavo, venivo presa di mira perché appunto... Di mira? Venivo presa di mira perché? Perché questo è un clip, però io sto parlando del collegio in generale, cioè che è un clip, è un episodio, ma in determinate situazioni venivo presa, tra virgolette, di mira. Cosa che può succedere perché? Perché è vero che non tutti i professori, diciamo che, aiutami Cora, non tutti i professori riescono... No, guarda, è impossibile aiutarti, eh. Io da figlia di professore ti dico che mi sei sembrata molto maleducata. Veramente, Marilu. Ma, se, allora, finché non si sta nella situazione, poi secondo me non si può no, proprio adesso dare che avete giudizio. Rivisto il filmato... La vostra reazione, cioè la tua reazione secondo te è stata, cioè lo rifaresti? Io non lo rifarei, ah, okay. Però stando in una situazione, in quel è contesto... Un è un contesto, lo spiego io, è un contesto diverso, nel senso che... Cioè nel, voi nel, a, no, a scuola rispondete realtà, male no. A scuola io adesso? Io 9 al comportamento. Cioè, quanto hai al comportamento? 9. Tu? 8. Di meno? Sì, al secondo superiore avevo 10, quindi non è che... Tutto questo, il professor Maggi, l'avete rincontrato... Sì, ma proprio sì. Ma è una cosa che non si capisce, nel senso che finché non lo vivi non può, una persona non si può esprimere in modo dettagliato, tu in quel contesto può sembrare, ma se poi tu andavi... Però sai che c'è Marilu, che se una persona ti dice basta, stai zitta, uno sta zitta, ma, questo in generale, ecco, ecco, al di là del 1968 me, il collegio. Per me, stai zitta, ma è una persona più una grande di te in quel momento, è il tuo professore. Eh sì, dici stai in silenzio, stai zitta è un'altra cosa. Vabbè, adesso guardiamo la sfumatura, tu che... Cioè. Io guardo tutto vabbè, ma lì era comunque, allora, io... Lo vedo, cioè non direi che è maleducata, però che non si risponde così. Era molto arrabbiata. Era molto arrabbiata, però è ovvio, no, è ovvio che tu da un reality non puoi dare quello che tu sei, perché nel reality sì che è tutto vero, però non, a volte non esce tutta la parte di te. Sei stressata in un contesto poi del 1968, dove comunque hai regole completamente diverse. Facciamo entrare il professor Maggi? Se c'è, sì. Perché lui c'è. È indifferente per noi, se vuole entrare entra, se no no. Non vi fa piacere rivederlo? No, ci fa piacere, ci fa però piacere. È indifferente. Professor Maggi, vieni da me. Fanno penare. Cora Marilu le conosce? Le conosce, prego, si senta, grazie, si senta. Allora, professor Maggi, c'è stato anche un altro scontro, non solo quello che abbiamo visto. Purtroppo. Ma sì. Bari, anche se a un certo punto, però, devo dire che il professore è stato anche molto comprensivo e ha cercato anche di aiutarvi proprio come rapporto tra sorelle. Ma prima di arrivare a quello, abbiamo visto Marilu con il professor Maggi, ora vediamo Cora con il professor Maggi. Lei, signorina, è qui da mezz'ora che mi sta raccontando che un signore alzava il prezzo del pane. Ma la posso? Guardi che non abbiamo finito, signorina Cora. Adesso lei si mette lì e non si muove. Quando io parlo con qualcuno lo guardo dritto negli occhi perché non ho niente da nascondere. Cosa ha fatto con la mano? Così. Cosa significa? Niente, mi è venuto. Significa che io sto chiacchierando a Vander. No, ho fatto sì, così. Sì, sì. Ho fatto... È quello che pensa lei, ho fatto così, ho fatto... Guardi, le volevo fare una domanda di riserva, ma mi ha irritato, quindi se ne va al posto e si prende anche 3. Vada. Vabbè, io esco fuori. No, lei va al posto. No, sto nervosa. Lei va al posto. Ma se lei esce, subirà gravi conseguenze, quindi vada a sedersi. Beh, non è che minacciandomi di andare al presto. Io non la sto minacciando, la sto educando. Che io è una cosa già diversa. Educata, non mi manca è educatissima, educazione. Signorina Cora. Non mi manca l'educazione. È educatissima. No. Non mi manca l'educazione. Si siede e stia zitta. Cora, rivedendoti oggi, che cosa pensi? Con parole tue.
Ok, non è quello che avrei fatto in questo momento, cioè se fosse stata una situazione, cioè quella era una situazione diversa, non mi ci rivedo tanto, se ti devo dire la verità. Nel senso, beh, sei che anche cresciuta nel frattempo. Ma anche nella vita reale, comunque anche due anni fa, un anno fa, quando è stato, comunque non ci saremmo comportati in quel modo, perché... Cioè, io un professore nella mia realtà non lo farei mai. Ecco, cosa succede in questa realtà del collegio, professor Maggi? Io sono un professore. Ecco, il professor Maggi è un professore, cioè non è che finge di essere un professore. La cosa interessante... È un collega di Niccolò Pagani, anzi, se facciamo entrare anche la poltrona, magari Niccolò ci raggiungi, così, capito? Facciamo due contro due. Due professori con due alunne. No, non c'è nessuno scontro, ci mancherebbe. Era un'interrogazione di storia? No, era un'interrogazione di italiano. Su Alessandro Manzoni. Su Alessandro Manzoni. Sì, il collegio è un reality, quindi ci troviamo in una situazione in cui siamo in una scuola, non è una scuola vera, però il contesto è quello della scuola. La cosa un po' che mi è dispiaciuta in quell'episodio è stato che Cora non abbia trovato l'umiltà di chiedere scusa. Ma succede con gli alunni di oggi? Purtroppo succede perché esiste questo atteggiamento. Ascoltavo prima quello che dicevano a proposito del rispetto. Io sono cresciuto come bambino in un contesto in cui gli adulti mi insegnavano che quando l'adulto parla, i ragazzi stanno zitti. Adesso vivo in un contesto in cui sono adulto e in cui i ragazzi mi dicono che devo stare zitto. Insomma, io devo sempre stare zitto. Tutta la mia vita io sono rimasto zitto. Professor Pagani, tu come ti saresti comportato con delle allieve così impertinenti? Vi piace la parola impertinenti per quel momento? Non maleducate, ma impertinenti? Sì, dai, sì? Reality, sì. Sì, ecco. Io in questo caso sono d'accordo col professore, alcuni atteggiamenti mi sembravano inaccettabili per il ruolo che ci deve essere in una classe. Io ai ragazzi insegno sempre, non cercate di immedesimarvi nella classe come unica realtà della vostra vita, ma pensate alla stessa situazione in una pizzeria. C'è un mastro pizzaiolo che vi sta insegnando come fare bene una pizza, come mescolare la farina, sì, con l'acqua e con il lievito, sì, sì, perché voi magari vorreste diventare un pizzaiolo o comunque imparare qualcosa di nuovo. Avreste reagito così di fronte a una persona che vi stava trasmettendo delle conoscenze e che dovete sapere che sicuramente ne sa più di voi? Quello che io allora, non si può immaginare delle cose che non sono reali. Uno vive il momento, vive la realtà, non vive né il futuro né poi in questo momento, io vivo il presente. Che era reality che ti portava nel a reality, esasperare in quel momento situazione. Io ho pensato così perché in quel preciso istante, in quella determinata situazione, in quel determinato stress che avevo, è normale che avevo ragionato così e capace. Posso che in una pizzeria una con domanda un diverso... sul tema. In quella reazione, qual è stato il momento in cui ti sei scatenata? Che cosa ti ha dato fastidio? Il 4 e mezzo, la spiegazione degli errori di fronte alla classe che poteva essere diciamo che ora non mi ricordo precisamente, comunque in sé per sé stavo proprio stressata di mio ed è normale che più stress hai nella tua vita, più poi ragioni anche diversamente e con atteggiamenti diversi. È normale che in una scuola, stesso atteggiamento che avrebbe poi avuto il professore, non avrei detto e ragionato così, perché stavo appunto in un contesto diverso. In una pizzeria ovviamente non mi sarei comportata così perché stavo in un contesto diverso, con una mentalità più libera e più in cui respiravo più aria, e sicuramente non mi sarei comportata così, contesto a contesto. Sì, il fatto è che un conto è capire la metafora, cioè non è che in pizzeria ci si comporta in un modo e a scuola no, ci si comporta. Però c'è un il concetto pizzeria. Stai in un collegio, il collegio è diverso dalla pizzeria. La cosa fondamentale è che la scuola, gli insegnanti, più che il sapere, almeno quello che faccio io, ma quello che fai anche tu, immagino, è insegnare il valore dell'umiltà. L'umiltà è una parola bellissima, viene dal latino humus. Su questo ha ragione. Viene dal latino humus, che ne vuol dire terra. Abbiamo parlato stamattina in un'animazione. Pare che viene ci sono molte persone. La terra è il suolo che calpestiamo. Qualunque sia la meta che noi vogliamo raggiungere, la dobbiamo raggiungere facendo un passo alla volta. L'umiltà è l'unico antidoto all'arroganza. L'arroganza che purtroppo oggi, grazie,
che purtroppo oggi imperversa anche tra gli adulti, ma soprattutto tra molti ragazzi. Ecco, il fatto che io mi auguro che voi abbiate imparato, ma sono sicuro che se non l'avete imparato lo imparerete, perché siete ragazze intelligenti. Beh, che l'umiltà ci salva la vita. E, so perché lo so che a scuola adesso state andando bene, che potete raggiungere questo percorso. Naturalmente, quando eravamo al collegio, la situazione era un pochino diversa. Ma noi pensavamo a divertirci in quel contesto. Per noi, quando ci siamo iscritte, è stato un esperimento. Che figata, andiamo in un contesto del 1968, cioè, quello che pensi non è lo studio, quello che pensi è viverti il momento, la situazione, perché la vita reale... Guarda, c'è Lorenzo Farina che la pensa come te, sì. Perché continua a fare così con la testa. Cioè, invece Onestini è immobile. Ascoltando, sono molto interessato, anche perché sono un po' in una situazione in mezzo, perché sono un po' tra Cora e Marilu e i professori. Loro mi stanno simpaticissime, sia Cora che Marilu sono simpaticissime, però in questo contesto credo che non è umiliante anche ammettere di aver sbagliato, e il rispetto per le persone più grandi non deve mai mancare. Secondo me qua un pelino, se posso dirtelo, è mancato. Però già il fatto che tu adesso ammetti che non li rifaresti, per me siamo già a posto così, è una missione. È giusto, non bisogna vergognarsi. Secondo me il discorso è profondamente un altro. Noi dobbiamo pensare che Cora e Marilu sono molto giovani ma molto veloci. Loro sono sempre accese, sempre davanti alla telecamera di Instagram. Quando sono andata al collegio era fiction, è uno show, è un docu-reality ma è uno show. Loro fanno lo show e lo fanno benissimo, sono nate per questo. Si vestono anche uguali adesso. In una scuola normale non lo avrebbero fatto, è evidente. Quindi io penso che voi nella vita siate diverse, ma nello show siete perfette. Per lo show? Per lo show, ma lei anche l'ha detto, io a scuola ho 9 a comportamento. Loro fanno lo show, sono sempre accese davanti alla fotocamera. C'è qualcuno che ti guarda, cioè sei anche un esempio, e quindi a casa non devo pensare che sia normale questo atteggiamento. Lei non ha partecipato come esempio, ha partecipato come concorrente. Ti vedono però a casa. Io penso che un ragazzino si può immedesimare, non va bene. Fatto sta che noi ricordiamo Cora e Marilu e pochi altri di quell'edizione, sì, quindi vuol dire che lo show lo hanno fatto bene, io credo questo. Ma che siano simpaticissimi, questo è il dubbio. Capito. Noi stiamo commentando quell'episodio, per il resto non si può dire niente. Allora, io vorrei un attimo, visto che abbiamo due professori, e non capita tutti i giorni al pomeriggio dire uno avere due professori, quindi vorrei usarli fino alla fine per lanciare dei messaggi e per aiutare anche noi genitori, perché magari siamo troppo permissivi verso i figli oggi, chissà se le cose sono così cambiate. E vorrei far rivedere il discorso che ha fatto il professor Pagani quando ha lasciato l'eredità, perché forse Cora e Marilu non l'hanno mai visto. Allora facciamo così, unitevi, guardate insieme il discorso che ha fatto Niccolò, il professor Niccolò, quando ha detto addio all'eredità. Quando accadrà che dovrò lasciare questo studio, lo farò da concorrente e soprattutto da uomo felice, consapevole che, come professore, sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta. Perché, in fondo, il mio posto è là, tra i miei ragazzi. Ogni mattina, in prima linea, nella missione quotidiana dell'educazione e dell'onestà. Dimostrando ai giovani, anche grazie a questo programma, che la gentilezza vince sulla violenza, la cultura vince sull'ignoranza, il sorriso sconfigge la rabbia e l'ironia batte l'odio, insegnando loro a non impugnare i coltelli, ma i libri, a sostituire gli spintoni con gli abbracci. Soprattutto questo è il compito preziosissimo e fragile della scuola. L'avevate visto? No, mi piace. Sì, sì, un bel discorso. Diciamo che è brutto da dire, ma ogni professore ha il suo metodo e non tutti la pensano poi come il professore. Non tutti hanno poi... Beh, non tutti siamo uguali. Esatto, non tutti siamo uguali e la generazione è cambiata, perché voi lo state vedendo anche comunque con noi. Ci sono anche metodi di insegnamento diversi, perché la generazione è cambiata e secondo me si evolve anche su questo. Professor Maggio, secondo voi è un professore severo? No. No. Cioè,
C'è di peggio. La severità. C'è di peggio. C'è di peggio. Te l'hanno mai detto. C'è di peggio. Lo prendo come un complimento. La severità serve. A parte che la severità. La severità serve? Sì. Io faccio danza classica e senza la mia professoressa che sta lì, con il suo essere severa, non avrei la giusta poi modalità di studio. No, perché vabbè, ci serve, come ci servono le regole nella vita. Questo è molto bello e molto giusto, nel senso che ci sono altre palestre della vita che insegnano oltre alla scuola, quella dello sport, soprattutto gli sport di squadra, perché ti permettono di confrontarti con persone della tua età che evidentemente la pensano non sempre al tuo stesso modo. Cioè, la severità serve in tutto, come i genitori. I genitori senza un minimo di... Il professor Maggi ha scritto un libro, Educhiamoli alle regole, istruzioni per crescerli responsabili e felici. Professore, lei ha dei figli? Sì, ho una figlia di 14 anni. Cosa pensa di questo libro? L'ha letto in un pomeriggio ed è rimasta entusiasta. D'accordo. In un pomeriggio tutto un così, ma che bravo, però figlia sua. È una lettrice, legge molto più di me, legge molto più di me. Anzi, talvolta mi consiglia anche dei libri da dar da leggere ai miei alunni. Come ha fatto? È veramente merito bravissima. Della mamma. No, è tutto merito della mamma. Tutto merito della mamma, va bene. Professor Maggi, è stato con voi severo e rigoroso, anche se voi poi mi state dicendo appunto c'è di peggio, ma il professor Maggi ha anche aiutato voi a prendere consapevolezza della propria forza. Posso dire una cosa? Prima o dopo il filmato? Prima. Prego. Allora, dico prima una cosa del filmato perché? Perché è normale che in un clip, in un reality, si conosce mano a mano una persona, siamo esseri umani, cioè il professore mi insegna qualcosa, però impara poi a conoscere anche com'è la persona e come poi anche insegnare qualcosa anche capendo poi com'è la persona, questo volevo dire. Ecco la clip. Signorina Marilou, spesso sua sorella parla per lei e lei parla per sua sorella. Mi sento protetta. Perché si sente protetta da sua sorella? Perché non essendo sicura di me, lei mi dà un appoggio. Lei non troverà mai la sua strada se si appoggia sempre così a sua sorella. Guardi che anche sua sorella sembra così forte, ma non lo è. Lei è la forza di sua sorella. Dopo il collegio, mi chiedo, il vostro rapporto è cambiato anche grazie al professor Maggi? Tu dici di no ancora, no, Marilou? Allora, diciamo che appunto ribadisco il fatto che finché non si è gemelli poi non si capisce bene il rapporto. Una persona da esterna è normale che cerca poi di dire tu sei una persona, tu sei un'altra, ma ci sarà sempre qualcosa di naturale che legherà per sempre poi il fatto di essere gemelli. Siamo nate poi in pochi minuti di differenza e poi nella vita si vede. Posso chiedervi se avete apprezzato il fatto che il professore trovato uno spazio diverso dall'aula per rivolgervi un discorso diverso, di tono e di registro, dal severo al comprensivo. Affettuoso, comprensivo. Diciamo che dico una... Parla solo tu. No! Cioè Lorenzo non se ne esce, capito? Posso parlare io? Vuole parlare il professor Maggi? Sì, sì, no, professore. A me stanno molto a cuore le parole. Anche perché insegno italiano. Più che severo, a me la severità sta anche un po' antipatica, devo dire la verità. Io mi sento un insegnante esigente. Esigente. È diverso. E soprattutto un insegnante empatico. Empatico? Sì. Il fatto di aver capito che delle due, Marilou era la forza di Cora. Quando poi all'inizio... È un po' nervosa però Cora, la con cosa, la gamba, so, attenzione, la cosa, Cora è molto so nervosa. Che sconvolge. Però, ragazze, bisogna che... Ecco, un problema che hanno i ragazzi di oggi è proprio quello dell'ascolto. I ragazzi di oggi devono imparare ad ascoltare gli altri in modo empatico, soprattutto per ascoltare se stessi. Quello che facciamo noi, cosa, l'educazione, educare... significa tirare fuori qualcosa. Lei non dice poi ammaestrare. Parlo, visto che poi c'è sì, la pubblicità. Sì, ma poi... Ancora, ora o mai più. Quello che penso io è che l'ascolto sia sempre importante, che sia un professore, che sia una madre o che sia di un'amica. L'ascolto secondo me è una cosa molto importante perché una persona ti può dare qualcosa che tu non noti. Magari posso notare
non posso notare determinate cose, la mia amica mi viene a dire guarda ora che questo è sbagliato, quindi l'ascolto è importante, però a volte è anche come lo dici, è anche come l'atteggiamento. Io per esempio al collegio so che ho avuto un atteggiamento sbagliato, però nessuno magari, se non con modi diciamo comprensivi, è venuto a dirmi ti devi staccare da tua sorella, perché io so che in certi casi ho, diciamo, ho chiuso mia sorella in un posticino. L'ha imprigionata? Sì, un po' sì, lo so. Però dipende anche una persona come lo va a dire. A volte non è che per forza bisogna mandare dal pratico una ragazza oppure prenderla in disparte. Si possono capire determinate cose. Come avresti fatto, scusami, al posto del professore, che comunque è una classe, quindi non è che ha tutto questo tempo. Brava. No, perché poi il tempo è fondamentale in una scuola. Posso dirti una cosa che ho notato bellissima di entrambe? All'inizio dell'intervista che ha fatto Caterina... Vabbè, diciamo però che in un contesto... Ragazzi, c'è la pubblicità. Lascialo parlare. C'è la pubblicità. Una cosa bellissima, c'è la pubblicità. Ha notato che ogni volta che provo a farti una domanda, anche per dirti una cosa bella, tu mi interrompi prima che io esprima un concetto. No, questo significa poco ascolto. Se no, dico, se ripenso al collegio... Grazie, grazie. Se ripenso al collegio non c'è bisogno neanche di uno show per dire un 4,5 o per dire... Io vi ringrazio, c'è la pubblicità, scusate, questo confronto a me è piaciuto tantissimo, sarei andata avanti all'infinito. Grazie Cora, grazie Marilu, grazie professor Maggi. Grazie. Questo libro lo tengo così proprio e lo leggo la sera. Grazie, grazie professor Pagani. A tra poco, pubblicità.